Ciao a tutti e benvenuti a Giallobook, le video recensioni sui libri gialli. Oggi vi parlo di un giallo che non mi è piaciuto particolarmente e sto parlando di Lo strano delitto delle sorelle Bedin di Kick Kamen Alpha del 2021, di 252 pagine della Newton Compton. Da un punto di vista di grafica, belle le scritte a rilievo, meno belli i colori e l'immagine di copertina che non richiama la trama, e meno bella anche sia la presenza delle alette interne, sia qui dov'è, qui, non so se si vede, la colla si sta staccando, la colla protettiva. Ad Asiago, un giorno, due sorelle vengono ritrovate morte e la polizia, senza indagare più di tanto, chiude il caso. A distanza di 7 anni, però, delle poesie ritrovate sui muri che tappezzano i vari muri della città fanno sì che il caso venga riaperto. E a indagare su questo e su altri delitti collegati c'è il luogotenente Gaetano Ravidà. Da un punto di vista di trama, la storia ci sta. Da un punto di vista di stile, il libro si presenta con dedica, citazione, dedica, prologo, storia, note dell'autrice, ringraziamenti, indice e vetrina. I capitoli sono denominati con un numero scritto a lettere, pardon. Alcune parti del testo sono scritte in corsivo e in dialetto e alcune in inglese, e nelle parti scritte in dialetto e in inglese, sotto la fine pagina c'è la relativa traduzione. Alcune parti del testo, invece, sono scritte con un altro font. Di questo libro, cosa mi è piaciuto? Le scritte a rilievo sulla copertina, la scorrevolezza, il realismo, il fatto che è scritto ambientato in Italia, le soluzioni stilistiche. Mentre l'immagine di copertina, le alette interne, la trama e l'uso del dialetto sono le cose che a me non mi sono piaciute. Di questo libro cosa penso in conclusione? Allora, non è un brutto libro, però il fatto che si basi su un cold case, sinceramente non mi è piaciuto, cioè rende la storia meno bella di quello che può sembrare leggendo la trama del libro. Questo perché, cioè, il libro di per sé, se si esclude il cold case, è bello anche, è leggero, è divertente, è anche avvincente, però c'è questo cold case di mezzo che rovina tutto, ecco. Mi sento di consigliarlo a tutti, in particolar modo a chi ama i cold case. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate? Se l'avete letto, se vi ispira, se lo comprereste. Vi ricordo che se vi piacciono i video che faccio, considerate l'idea di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se vi va. Che se avete dubbi o domande di qualsiasi tipo potete scriverle sotto nei commenti, io risponderò appena possibile. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale di cui trovate il link in descrizione. E se volete, potete tranquillamente condividere con i vostri amici questo e altri miei video. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci vediamo alla prossima. Ciao!